Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare la nostra cuore attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso sacrificio con fede e devozione, affinché presi e partecipi del grazie del mistero della croce, possiamo ben fatto alla risurrezione e alla vita. Preghiamo. Dio onnipotente e eterno, benedici questi rami di vino e concedi a noi, che seguiamo i soldati di Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del Cielo, e il vive e regna nei secoli del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betsaida e Betania, presso il monte Olivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi.
quelli che procedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Quest'anno non si può fare una processione, ma c'è un segno che vorrei non venisse trascurato dalla memoria. Questa è l'unica processione in cui, dopo la croce, chi presiede ha subito dietro la croce, il popolo di Dio dietro di lui, a significare che è il Signore ad aprire la strada verso la croce. Invitiamo fratelli e sorelle le folle che acclamavano Gesù e procedevano in pace. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore,
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce. Fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Grazie. Laus tibi Christe, laus tibi Christe, Rex eterne glorie. Laus tibi Christe, laus tibi Christe, Rex eterne glorie. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Laus tibi Christe, laus tibi Christe, Rex eterne glorie. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darlo ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei.
Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità, io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola a mangiavano, Gesù disse: in verità, io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro: sono forse io? Egli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli, con grande insistenza, diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia.
disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi andarono un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passare via da lui quell'ora, e diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi, basta. È venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: «Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbi», e lo baciò. Quegli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il serfo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture». Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercava una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzandosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?
avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo scaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo di Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non capisco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catena Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato e a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta libertà per voi il re dei giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, ma i capi dei sacerdoti incitavano la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve re dei giudei. Ed egli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero.
La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo, e dicevano: ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffa di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore, e Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuto ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre Ioses stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea è preludio alla Pasqua del Signore. L'entrata in Gerusalemme
è il vertice della visita di Dio al suo popolo. Sul volto luminoso di Cristo si vedono i segni di chi già avverte il peso della croce. Protagonisti dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme furono i fanciulli. Ad essi nessuno degli evangelisti fa posto, ma la liturgia si è impadronita nei secoli della loro voce e della loro presenza. Alcune antifone, anche quelle che abbiamo cantato, raccolgono le voci e i gesti dei fanciulli. Quello che le antifone ci annunciano viene narrato dagli evangelisti, che sottolineano da una parte l'entusiasmo della folla e dall'altra l'atteggiamento degli avversari di Gesù, che non sanno nascondere il fastidio che ad essi recano quelle voci e più ancora quel trionfo. Entrando in Gerusalemme, Gesù usa non un cavallo, ma un asino, la cavalcatura che i re adoperavano in tempo di pace. La mitezza e l'umiltà sono la sua armatura, ma nel cuore dei capi dei sacerdoti, degli anziani e degli scribi c'è la guerra. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo. Abbiamo ascoltato questa parola nella prima lettura, il cosiddetto terzo canto del servo del Signore, che traccia il profilo dell'uomo dei dolori. La lingua madre dell'uomo dei dolori è il silenzio dell'ascolto della volontà di Dio. Lo abbiamo appena sentito nell'ascolto del passio. Un ascolto, quello del Signore, che conosce la paura, l'angoscia e la tristezza, ma non rinuncia a rompere il silenzio per dire: Abba Padre, non la mia, ma la tua volontà si compia. Un ascolto, quello di Gesù, che lo rende sordo alle umiliazioni e agli insulti, che non accendono in lui risentimento. Il silenzio delle labbra di Gesù apre alla fede le labbra del centurione. Davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Il silenzio di Gesù ha ammaestrato un pagano che ci offre questa splendida professione di fede. Fratelli e sorelle carissimi, meditando la passione del Signore, c'è un'espressione sulla quale vi invito a fermarvi in questa settimana santa. E l'espressione suona così: sono forse io? Questo interrogativo passa sulle labbra dei discepoli, uno dopo l'altro. Si tratta di un interrogativo che risponde ad una sofferta confidenza fatta da Gesù ai discepoli: uno di voi mi tradirà. Si tratta di un interrogativo che ci riguarda tutti da vicino, poiché nella passione del Signore siamo tutti coinvolti, siamo tutti complici. Non ci sarà il dolo, ma la colpa, fratelli e sorelle carissimi, sì, quella c'è per tutti. Meditando la passione del Signore, non illudiamoci di essere spettatori. Siamo attori, complici degli attori.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, ci raccogliamo in preghiera come popolo sacerdotale e intercediamo presso il Signore per tutta l'umanità così bisognosa di salvezza. Preghiamo insieme dicendo: ascolta il tuo popolo, Signore. Per tutto il popolo di Dio, perché in questa settimana faccia spazio alla preghiera per meditare ed interiorizzare il mistero pasquale, fondamento della fede, preghiamo. Per i giovani che vivono la giornata diocesana della gioventù, perché la contemplazione dell'amore di Cristo li porti ad impostare la loro vita al servizio del bene e dell'autentica promozione umana, preghiamo. Per gli anziani e gli ammalati, perché si sentano innestati in modo speciale nella vita di Cristo sofferente, per trarre da Lui la forza, la grazia e il sostegno nelle difficoltà della vita, preghiamo. Per la nostra comunità, perché nella sobrietà dei riti di questa settimana accompagni con fede e speranza Gesù nel mistero di morte e resurrezione, per giungere con Lui alla rivelazione piena dell'amore di Dio che ci salva. Preghiamo. Signore Gesù, sulla croce hai aperto le braccia a tutta l'umanità, tra cui anche noi, per avvolgerla nel tuo amore. Presenta al Padre le nostre suppliche, insieme alle molte altre che rimangono inespresse a voce, ma che portiamo nel profondo del cuore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore. Dio onnipotente, la passione del tuo unico figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e insieme proclamiamo la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, me, indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza della croce, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il modello dell'amore, vi faccia gustare l'ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Amen. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede nella sua morte salvifica. Amen. Voi, che seguite l'esempio d'umiltà lasciato da Cristo, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.